Salve, oggi facciamo la favorita alle noci. Ci vogliono. Iniziamo con la base della torta. Ci vogliono 4 uova che noi abbiamo già rotto nella ciotola, 150 g di zucchero, 3 cucchiai di acqua calda, una presa di sale che ho già messo nelle uova, 100 g di farina, 50 g di fecola, un cucchiaino e mezzo di lievito in polvere e 100 g di noci macinate. Abbiamo messo già le uova nella ciotola, mettiamo lo zucchero e l'acqua calda e portiamo a montare. Aggiungiamo il lievito alla farina e fecola e li setacciamo insieme, poco alla volta, come facciamo di solito al pan di Spagna. Sempre con movimenti delicati dal basso verso l'alto per non smontare le uova. Aggiungiamo le noci macinate. Aspetta l'assaggiamento. Certo, l'assaggiamento ci vuole sempre. Imburriamo e infariniamo una teglia di 24 cm, massimo 26, e versiamo il composto. Ok, così. Il forno deve essere già caldo a 200 gradi. Inforniamo a 200 gradi per una mezz'oretta o comunque il tempo della cottura. Fate al solito la prova a stecchino per vedere se è cotta. A dopo! Rieccoci, l'abbiamo tirata fuori dal forno, come vedete è bella staccata dal bordo, dalla tortiera, e adesso si tira fuori. E la rigiriamo sulla gratella. È freddo? Sì. Gira, 3, 2, 1, gira. L'abbiamo rigirata e la facciamo raffreddare completamente. A dopo per la preparazione della farcitura e della decorazione. A dopo. Rieccoci, la torta è fredda e adesso la tagliamo a 3 strati come faccio di solito. Adesso dobbiamo fare una cosa: in un vassoietto piatto dobbiamo mettere la parte superiore perché va glassata per primo, perché deve asciugarsi. Per la glassa serve 125 g di zucchero a velo, 20 g di cacao, 25 g di margarina di cocco, ma qui non la trovo, manco col lumino, e 3 cucchiai di acqua, che dovrebbe essere 3 cucchiai di rum, ma io non, come sapete, non uso i liquori, per cui aggiungiamo i liquidi. Aggiungiamo i liquidi. Sì, aggiungiamo i liquidi allo zucchero. Capisco, non è io.
finché è pulita. No, non pulire, ti prego. Finché è pulita. Ti prego. E la spalmiamo per tutta la superficie. Sia sulle superfici che sui bordi. Allora, con lo stesso coltello la dividiamo in 12 fette. Ma dovete farlo? Ma che poi lo tagliano? Cosa? Sì, solo la parte superiore. Dovete fare solo il segno sulla glassa. Prendete dei grigli di noce che vi siete lasciati interi, facciamo la prova prima che ce ne siano 12. Infatti non ce ne sono 12. E noi spezziamo un pezzettino qua, un pezzettino là e recuperiamo due pezzi. Vediamo un pezzo di qua, questo è troppo. E un pezzettino di qua, questo è grande. Questo qua. E li mettiamo ognuno, uno per ogni fettina. Questa è la parte superiore che adesso deve asciugare un po' prima di metterla sulla torta. Lasciamo da parte mettendola un po' in frigo così si asciuga bene e procediamo con la farcitura. Adesso la farciamo perché è bella fredda. Ci vogliono 500 g di panna che adesso montiamo con 25 g di zucchero a velo, 25 g di cacao e poi ci mescoliamo dentro 100 g di cioccolato fondente grattugiato. Iniziamo mettendo lo zucchero a velo dentro la panna e la andiamo a montare. A metà montata aggiungiamo il cacao. Dopo averla montata aggiungiamo il cioccolato grattugiato. E la mescoliamo. Non occorre bagnarla, togliamo il primo strato e mettiamo ok, mettiamo il secondo strato. Ok. Prendiamo la parte che abbiamo messo prima in frigo, sperando di non romperla. La mettiamo sopra. Adesso la mettiamo in frigo. E deve essere servita freddissima. Buon appetito!